foresta delle Ardenne in Belgio. Per il freddo pisciamo cubetti di ghiaccio. Sarà un vero inferno. Senza Turner, non ci difendeva più nessuno. Credimi, Hazel. Volevo tornare a casa da eroe. Ma ora che comanda Pearson, potrei non tornare affatto. Buon Natale, Turner. Ah, Turner. Pearson ha fatto diventare caporale il campagnolo. Chissà che ne penseresti. Probabilmente che tu sei il solito stronzo, Aiello. Non è questo il momento. A Turner! Il solito fortunato. Sempre il primo, eh? Un altro gruppo a ore 9. Sono veloci! Presto, devi scrollartelo addosso! Precipitiamo! Ripeto, precipitiamo! Timone di sinistra bloccato! Perdiamo quota! Quel trucco si avvicinava troppo. Tutti i sistemi in avaria! Precipitiamo! Ripeto, precipitiamo! Timone di sinistra bloccato! Perdiamo quota! 16 chilometri al bersaglio. Ecco che tornano! Dietro di noi! Andiamogli addosso, ragazzi! Motore danneggiato! A sinistra! A sinistra! Piazza stretta!
piedi! Forza ragazzi, sentiamo troppi bombardieri! Abbiamo danni! Uscite, state in avaria! Ne abbiamo perso un altro! Siamo quasi alla zona bersaglio. Facciamo spazio ai bombardieri. Poche cucite e informazione con me. Comando, qui 509. I bombardieri sono pronti a fornire supporto aereo. Ricevuto 509. La nona divisione corazzata è impegnata contro fanteria e mezzi blindati nemici. Passo. Over Joe! Qui Dogfood White 5! Siamo in condizione critica! Dov'è il nostro supporto aereo? In arrivo, Dogfood White 5. 80 km di distanza. Passo. Dismettiamoci da qui, forza! Veloci, dobbiamo tornare al fronte! Indietro! Via! Sono dietro di noi! Arriva il supporto aereo! Non duriamo molto! Resistiamo ancora un po'! Voglio qualcuno alla mitragliatrice! Addosso! D'occhio quegli alberi! Occhio! I crucchi torneranno presto! Devi aiutarmi! Movimenti tra gli alberi! Non posso camminare! Mezzi pesanti! Ci servono altri carri armati! Uscita allo scoperto! Aiuto! Sì!
carri da colpire! Quant'è che Pearson ha perso il lume della ragione? Meglio se non lo so. Beccherà una medaglia. Beh, non è andato bene. Siamo fortunati a essere vivi. Per ora. Daniels, occupati subito di quei gruppi. Sì, sergente. E falla smettere. Ho già visto quello sguardo. Appena prima di Cassidy. Siamo nella merda. Nonostante i tentativi di Pearson di ucciderci, siamo riusciti a difendere il convoglio. È stato un gran brutto colpo per i crocchi. Turner ne sarebbe fiero. Pearson è precipitato in un abisso. E pare che voglia trascinarmi giù con lui. Ma devo stare lucido, fratello, se ti voglio rendere orgoglioso. Ho sapete. Che cosa vuole? Ho sapete. Tieni. Che cazzo stai facendo, zio? Lasci stare, sergente. Cos'è, eh? Ti piace così? Sei contento? Molto contento, figlio di puttana. Sergente! Ehi, stanne fuori! Ehi! Fermo! Deciso!
Mechisn! Non ne vale la pena. Daniels! Stupida Crook, perché sei scappata? Ci nasconde qualcosa. Lo stronzo aveva questa addosso. Fa vedere. Che cazzo c'è scritto? Sono ordini di piazzare esplosivi sul ponte di Remagen. Gli ordigni saranno caricati su camion 5 miglia a nord da qui. Secondo quello che c'è scritto, è l'ultimo ponte ancora intero sul Reno. Beh, grazie dell'aiuto, Fritz. I camion nemici con gli esplosivi passeranno di qua. Non devono arrivare al Reno. Pearson vuole bloccare la strada abbattendo gli alberi. Dov'è Pearson? Sarà nascosto da qualche parte con il detonatore. E il suo whisky. Sai cos'è peggio dell'alcol? L'ipotermia. Non se ci muoviamo. Styles, con il gruppo di Pearson. Che culo. Daniels, Juiceman, aiutatemi a piazzare l'ultima carica. Poi attaccheremo i camion. È fatto. Fortuna abbiamo trovato quelle informazioni. Un altro passo verso il Reno. Adolf ha il nostro fiato sul collo. Ora pensiamo a fermare quei camion. Qui ci penso io. Voi controllate se arrivano i camion nemici. Ecco il segnale. Arrivano i camion. Trasporti nazisti lungo la strada. Howard, sali qua su. Aspettiamo che siano in posizione. Fritz avrà una bella sorpresa. Nella base aerea e distruggere gli esplosivi. Aiello, tu sarai alla guida. Signor sì. Howard, ripulisci la strada. Styles, tu vieni con me. Guido io.
passeremo dai cancelli alle 3. Portatevi in alto per coprirci mentre distruggiamo quegli ultimi camion. Ehi, bocche chiuse e occhio alle paglie. Dove te ne vai? Andiamo! Posizioni elevate vicino all'ingresso. Possiamo arrivarci senza farci vedere. Silenzio, i crocchi sono ovunque. Bene, ora troviamo un punto elevato vicino al cancello. Pearson arriverà dal cancello alla nostra destra. Pronti, controllo la ricerca di Pearson. Pearson avanza verso i camion. Fermiamo quel camion!
arrivo! Secondo piano, al balcone! Ci sono! Aiuta Pearson! Pearson è bloccato! Aiutalo ad arrivare agli esplosivi! Seguimi!
sta ripiegando! Cazzo, non ci vanno leggeri con i prigionieri ebrei. Sta calmo, andrà bene. C'è mancato poco, stai bene? Hanno preso Giusmo. Mi spiace per il tuo amico, ma c'è un ultimo camion da eliminare. No. No, toglitelo dalla testa! Ma hanno preso Tiusman! Prima la missione! Non lo abbandono! Devo raggiungere quel camion! Ignorato un ordine diretto. Allora mi spedisca alla corte marziale. I disertori pagano con la vita. Forse dovrei fare un favore a tutti e tagliare corto. Sergente! Hai chiuso. Non ti voglio nel mio plotone. Levatemelo di corpo. Andrà tutto bene. Ti rimetteremo a nuovo. È fatto impossibile. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Wie alle Piastrine.
Toglietevele. Vogliono gli ebrei. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! Siamo americani. Punto. Wer verhaftet sie alle auf den Zug? Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Sono passate 8 settimane dalla cattura di Ziusman. Mi sforzo di non perdere la speranza. Signore, mi dica, che hanno trovato Ziusman? Mi piacerebbe, figliolo. Pearson se n'è fregato di lui, come dei suoi uomini a Kasserin. Kasserin? Non hai capito niente, soldato. Pearson aveva l'ordine di ritirarsi, ma alcuni dei suoi erano intrappolati al passo. Non voleva andarsene senza di loro, perciò ho chiamato rinforzi. Non sono arrivati in tempo e il suo plotone è stato massacrato. Non è stato più lo stesso. Ma non devi più preoccuparti di Pearson. Te ne torni a casa. Mi aspetta la corte marziale, signore. L'esercito non ne uscirebbe bene se punisse il soldato che ha contribuito ad accelerare l'intero sforzo bellico. Proprio così. Grazie alle informazioni che hai preso da quel prigioniero, abbiamo trovato l'ultimo ponte sul Reno. Un'azione degna di una stella di bronzo. Sei un eroe a tutti gli effetti. Tornato, Red. Da adesso in poi non ti perderò mai più di vista. Capito, caporale? Sì, signora. Tutto bene, Red. Parliamo o andiamo a caccia? Dovresti essere orgoglioso. Ti sei fatto valere, senza paura. Sei un vero uomo. Che sensazione fantastica, vero? Affrontare l'inferno e tornare a casa da eroe. Red. Red. Sei un eroe a tutti gli effetti. Fino alla fine. Fino alla fine. Sono stato congedato. Ma peggio ancora, Ziusman è stato preso dai crocchi. Non posso abbandonarlo, anche se sto per tornare a casa. Marzo 1945. L'ordine è di conquistare il ponte di Remagen con la 9ª corazzata e il 99. Fatto questo,
Ai Crocchi resterà solo la fuga. Vorrei tanto essere insieme a Ezel quando nascerà il bambino, ma devo convincere Pearson a rimandarmi a combattere. Devo trovare Zeus. Lui farebbe lo stesso per me. Se non dovessi tornare. Beh, abbi cura di loro, Paul. Oh, oh. Cosa sei venuto a fare? Secondo te? A suicidarti. Fossi in te non ci andrei. Pearson è fuori di sé. Ok, grazie. Ti avevo detto di levarti dalle palle. Io andrò a prendere Zeusman. Dillo al cappellano perché non voglio un secondo incapace di eseguire gli ordini. Nemmeno lei li ha eseguiti rifiutando di abbandonare i suoi a Kassarin. Che cazzo hai appena detto? Ha sentito. Vattene finché puoi farlo con le tue gambe. L'ha detto Davis. Non è stata colpa sua. Lei ha agito per il bene del suo plotone. Ah! Va via. Subito! Io non mi muovo. Ho detto fuori! Porca puttana! Avevo l'ordine di ritirarmi. Ma dovevo dimostrare qualcosa. Avevo detto che avremmo difeso questo passo fino all'arrivo dei rinforzi. Che non sono mai arrivati. Mai arrivati. Quindi hai ragione. Li ho fatti morire. Ora va. Non senza il mio plotone. Pensi di avere fegato, eh? Prova a fare il tuo lavoro, mentre i tuoi uomini cadono come mosche ogni giorno. Turner non si sarebbe mai... Turner è morto! Dia un senso alla sua morte! Al suo sacrificio! Tu non sei un cazzo di sacrifici! E questo... congedo con onore firmato da Davis. Tornavo a casa. Potevo avere tutto. Un'accoglienza da eroi. La mia ragazza tra le braccia. Cazzo! Una stella di bronzo! Ma ho un'ultima missione. Tu sei un pazzo. Fossi solo pazzo. Informazione. Sergente. Informazione, cazzo. Se vuoi farlo, questo è il momento. Vedi di levarti dalle palle. Vedo che ci siamo tutti. Non tutti. Prendiamo quel ponte e troviamo Zeusman. Sì, caporale. Se Zeusman è vivo, è oltre quel ponte. Dobbiamo conquistarlo. D'accordo, ci siamo! L'ultimo ponte sul Reno! Se questo convoglio passa, apriremo il fronte. Li divideremo. La va o la spacca. Siamo all'atto finale. Raggiungami! Forza! Con me, andiamo! Dobbiamo prendere l'ingresso del ponte! Sì, sergente. Forza! Ehi! Non farmi pentire di averti dato un'altra possibilità! Può starne certo. Andiamo! Il convoglio darà copertura mentre avanziamo verso il ponte! Muoversi! Andiamo!
fuoco da quelle torri! Teniamoli sotto pressione! Via, via, al botte! Panzer! Le loro linee!
avanti! Dentro la torre! Dobbiamo eliminare le mitragliatrici! Ripulite i piani alti. Su per le scale, forza! Andiamo! Sicura! Können meine Beine nicht bewegen? Amerikaner, ich flehe euch an. Können meine Beine nicht bewegen? Che faranno saltare il ponte, dobbiamo fermarli. Stiles, come va? Schierano l'impossibile. Teneteli occupati, noi pensiamo alle cariche. Bene, andrò avanti mentre Daniels e Stiles proteggono i genieri. Pronti? Forza, andiamo. Voi due, disinnescate le cariche sotto la struttura. I crocchi stanno ripiegando. State giù e occhi aperti. Avanti. Spara per primo, Daniels. Fuoco!
disinnesco io! Si stanno ritirando! In piedi, muoversi! C'è ancora molto da fare! Sparano! State bene! Ehi! Indichiamo i bersagli ai mortai! Ascoltate! Aerei! Stuka! Facciamo combattere in forze! Madre, via! Arrivano! Occhio! Hanno rinforzato la testa di ponte! Daniel! Indica l'artiglieria dove partire! Una granata! Un fumogeno di segnalazione! Uno! Ho fumogeni e granate per te! Sistemati!
aerei distruggeranno il ponte! Prendiamoci quella contraerea! Daniels, Howard, con me! Muoversi, dai! Sergente, mi dica dove sono! Usa quell'arma antiaerea! Proteggi quel ponte! Sinistra! Precipita! Sì, ben fatto! Ore due! Precipita! Puoi farcela, Daniels! Centro! Ottimo, Daniels! Sì, ben fatto! Gira a sinistra! Daniels, ti hanno visto! Precipita! Ore una! Colpito! Continua a sparare! A sinistra! Segnalazione, è pronto? Vieni, prendi! Fritz avvistato! Mi dica dove si trovano! Daniels!
Ripiegano dentro il tunnel! Muoversi! Dai, dai! È finita! È finita! Il ponte è nostro! Caporale Howard! Credo di doverle delle scuse. Mi devi molto più di questo. Siamo stati grandi. Abbiamo fatto la storia. I primi oltre il re. Cos'hai da guardare, Fritz? Ci sono campi di prigionia in questa zona. Davis ha ordinato di attendere l'autorizzazione prima di andare a controllare. Ma sapete che farvene degli ordini di Davis? Sì, sergente. Perfetto. Il mio plotone ha attraversato per primo il Reno. Ora il convoglio avanza nel cuore della Germania. Ormai la guerra è vinta, ma non per me, non finché zio se la fuori. Dopo aver lasciato il ponte nella missione a est, abbiamo perlustrato i campi lungo la strada. Pensavo di aver visto ogni tipo di atrocità. Mi sbagliavo. Ma di sicuro non scorderò mai quello che ho visto. I superstiti ci hanno detto che gli altri prigionieri, tra cui Zeusman, erano stati portati in un campo più piccolo a 3 ore da lì. Potevo solo sperare che fosse ancora vivo. Ultimo. Sembra un campo di lavoro.
Forza. Ho l'impressione che sia deserto. Brucia ancora. Se ne sono appena andati. Laggiù c'è una caserma. Daniels, a controllare con Stiles, Aiello, con me. Questi erano i nostri. Scatta delle foto. Il mondo deve sapere. Li trattavano peggio delle bestie. A quanto pare venivano picchiati, affamati e uccisi di lavoro. I nazisti hanno ucciso i nostri ragazzi a sangue freddo. Nemmeno l'inferno è una punizione sufficiente. Questi li hanno ammazzati per dare un esempio. Hanno massacrato i più deboli. Chiunque potesse rallentarli. Daniels, vieni qui. Daniels, vieni a vedere. Le tracce portano ai campi, li hanno fatti marciare fin là. Allora andremo lì. Frena l'entusiasmo, caporale. L'ho promesso a Ziusman. Lo troveremo, ma non so dirti se è vivo o morto. Sergente, vado avanti. Ziusman! Run, spara! Alla fine il cerchio si chiude. Quello che ho fatto, che avrei voluto fare. Tutta la mia vita mi aveva condotto lì. Dobbiamo tornare a casa, fratellino. Sei morto lì, nella neve, solo perché io... Merda. Arrivo, Ziusman. Non morirai, fratello. Non ora, non oggi. Ziusman!
Che ti hanno fatto? Credevo che ci aveste abbandonati. Che sarei morto qui da solo. Su, bevi un po'. Tranquillo. Mi hai sempre protetto, Paul. E so che l'hai fatto anche oggi. C'è solo una cosa che ti fa andare avanti in quella lunga marcia. Avere i tuoi fratelli al tuo fianco. La storia ha chiamato. Voi avete risposto. Siete venuti tutti qui per difendere pace e libertà. Io vi ringrazio. Il mondo vi ringrazia. Ovunque andrete in futuro, ricordate. Resterete per sempre fratelli ed eroi. Ci siamo, gente. Zio Osman voleva che lo avessi. Servirà più a te. Hai un figlio ora. Grazie per la fiducia. Te la caverai. Signore. Wills! Il figlio al prodigo ritorna! Beh, starei bene. Devo salutare zio Osman. Sergente. Va a casa, sergente. Sono a casa. E tu resterai? Manco dal Texas da tanto tempo. Riguardati, campagnolo. Lo farò. Quando mio figlio me lo chiederà, dirò che ho combattuto nella prima con quel pazzo bastardo di Pearson. Pazzo a dir poco. Se passi da Chicago... Ci verrò. Magari ti faccio prima io una sorpresa a Longview. Sarai il benvenuto. Sai... Quando ci hanno catturati, ci hanno preso più della libertà. Eravamo tanti, ma sapevamo di essere soli. E volevamo sopravvivere a ogni costo. Ma tu potevi andare a casa da eroe. Perché sei tornato? Ho visto quella vita, ma non potevo viverla. Fino alla fine. Fino alla fine. Ieri il sogno è stato diverso. Siamo tornati a casa insieme, stavolta. Sento ancora quei lupi, Paul. Qualche volta li vedo arrivare. Ma tu mi hai insegnato ad affrontarli. Questa appartiene a te. Il tuo sacrificio mi ha dimostrato che un eroe rischia tutto per i suoi fratelli. E per me tu sei un fratello e un eroe.